nuovo video. Oggi finalmente vi faccio vedere la seconda parte del setup del mio bullet journal.
Thank you.
Allora, finalmente ho finito. Qui c'è la pagina con le chiavi e con il color code che per il momento ho scelto. Poi subito dopo troviamo le pagine dell'indice. Per adesso ovviamente è scritto poco. Ho fatto anche una scritta index in pixel art. A questo punto troviamo il future log. Io ho accorpato due cose, future log e compleanni, tutti nello stesso posto, tanto non è che ho grandissimi appuntamenti per il futuro di cui tener traccia. E poi ho fatto una prima pagina con scritto 2021 in modo che so l'anno in cui ho utilizzato questo bullet journal nel futuro, e gennaio ho voluto farla in grigio con questi adesivi che ho preso da Teddy bianchi e argento. Poi qui ho fatto questa griglia che ho scoperto questa challenge sul gruppo Facebook. Vi lascio il nome qui in sovraimpressione perché non me lo ricordo. E quindi ho voluto partecipare, ho preparato questa griglia per fare i doodles, che sono dei disegni. Poi ho fatto un tracker posted per tenere traccia di quando vado a pubblicare un video, di quando posto su YouTube, di quando metto un post su Instagram nel profilo di 8 sotto un tetto, su Facebook, sul profilo personale, eccetera. Poi c'è l'habit tracker, che invece è praticamente per tenere traccia delle abitudini che vogliamo, che no, diventino nostre. Io ne ho segnate alcune e le ho colorate e andrò a colorare ogni quadratino in ogni giorno che farò quella cosa lì di quel colore. E poi ho fatto questo bellissimo disegno che mi piace un sacco. Poi ho preparato questa griglia degli spazi che inizialmente mi sembrava una perdita di tempo, una cosa inutile, ma poi invece sulla mia pelle mi sono accorta che serve ed è importante. Poi ho preparato questa pagina con gli obiettivi dei 6 mesi, sia per quanto riguarda YouTube, Instagram, forma fisica, spiritualità, amicizia, amore e finanze, con tutti gli obiettivi che vorrei raggiungere nei 6 mesi, quindi da qui a giugno. E poi inizia la mia visione, diciamo, giornaliera, anche se in realtà, come vedete, nelle pagine non c'è un giorno solo, ma ce ne sono di più. Ho deciso che nel rettangolino che rimarrà vuoto andrò a fare un disegno in pixel art, e in questo caso il primo che ho fatto è stato un pupazzo di neve. Avevo fatto le scritte con il pennarello più spesso, ma poi ho preferito usare quello più sottile. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere se anche voi fate il bullet journal, se avete comprato un'agenda, se avete deciso di usare un quaderno semplice, un quaderno ad anelli, perché comunque non è basato tanto sul ghirigori, ma sull'organizzazione. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!